Buongiorno. Buongiorno. Tutto bene? Regolare. Oggi è domenica. Oggi è? Domenica. Tu sei computerizzato ormai. Domenica 18. Sì, vedi, appena parte il coso, lui oggi è domenica 18. Oggi c'hai degli amici. Guarda che quadretto. Oggi sta San Giovanni Papa. Così oggi? San Giovanni Papa. San Giovanni XXIII, quindi. Quanti san... Su quel calendario porta San Giovanni Papa. Io invece quello mio porta... Ma che vuol dire? Perché? Perché ti metti sto occhiale? Perché? Per leggere. Ma cosa leggi? Ah, sì, ma facciamo... Scusate, ma potevo poi portare i foglietti? No, questo. San Giovanni... Io porto quello mio, il calendario porta San Giovanni. Eccolo qua, c'è l'appuntino scritto che c'è scritto San Giovanni Papa. Questo sta scritto te. Ma perché c'è scritto San Venanzio di Camerino? E questo è il calendario mio, porto questo. Invece là porta San Giovanni Papa. Chi lo porta? Quello del Papa. Qui dobbiamo parlare con quelli che fanno questi calendari. Non si mette mai d'accordo. Ruggero, come va? Ruggero è il nostro rapper. Domani rapper, domani a fuori programma farà un rapper che si intitola Voglio una. No. Oh, cantavamo mezz'ora là, io. Sa ricordo. Ma ieri Sara ha vinto. Sì. La tennista. Cioè lui va per la sua strada, noi parliamo da. E lui che c'ha i suoi argomenti ormai. Sara, cioè, sì, ho capito. 2-7, ma... E non si ferma, cioè, sto dicendo. Com'è? Lurida. 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 Degli articolo 31. Scoppio ritardato. E dice sempre, voglio come dice? Lurida. Lurida. Sì, 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 sì. Noi abbiamo un vasto repertorio, diciamolo, quando Ruggero legge rap, i consigli del rap ce li dà lui, perché lui è esperto. Dice un po' di nomi di rapper non, diciamo, popolari. Ad esempio quelli di prima. Allora, ci abbiamo. Ad esempio, nel quanto riguarda la scena underground, abbiamo Quarto Blocco, Rusty Kilo. Rusty Kilo? Sì. Rusty Poi Kilo. Abbiamo... Ma lui ride perché dice Rusty Kilo. Che... Rusty Kilo. Poi che c'è? Rastichiamo. Poi chi c'è? Cioè, come si chiama lì? Achille Lauro? Beh sì, c'è Achille Lauro che comunque ha una buona visibilità perché è sotto contratto con Roccia Music. Con chi? È sotto contratto con Roccia Music, avete capito? Di Marrakesh, quindi... È sotto contratto con Roccia Music, lo sai? Se ne parla loro, io... Come vanno di niente a me? No, aspetta, loro che stiamo parlando di rap, tu te intendi di rap? Quindi comunque al momento ha un'ottima visibilità, quindi... Ok. Ma quelli che cantavano in tre, Marrakesh e più chi erano? Quello è praticamente un disco solista di Deleterio. Deleterio, un altro si chiama, Deleterio, ricordatelo. Il quale c'era nel featuring c'erano appunto Marrakesh e Attila. E Attila, tutti i nomi così. Attila, questo non lo ricordo io, Attila. Tu lo ricordi? Ti ricorda qualcosa, vero? Appena sentito Attila, allora vediamo, chi è Attila? Guardate. Attila era... Cartone animato. Chi era? Cartone animato. Attila. Poi c'era Uforobot. Attila. Uforobot pure. Uforobot e Attila. Ma Attila era quello che faceva era... pugni atomico rotanti. No, chi intende lui secondo voi per Attila? Io forse Uforobot. No, come si chiamava? Actarus. Quello è Actarus. Attila è una, era un gladiatore. Attila ha detto anche il flagello di Dio. Flagello di Dio. Era il flagello. Detto il flagello di Dio. C'era quell'altro, ricordo che lo facevamo, come si chiamava? Chi? Non si vede. Facevamo la prima puntata, come si chiama? Non si vede. Ah, Edward quello è. Edward. Il vampiro, ti ricordi come facevo? Dovresti farlo uscendo dall'inquadratura e entrando. Eh no, non esci da lì, così non sei sempre fermo.
cioè sì, devi uscire dal cellulare e entrare dal cellulare. Prova. Ok, c'è un sole che sembra Ferragosto oggi. Sì. Bello. E invece sono solo le 7:20, voglio dire. È una specie di... Ma una cosa, ma proprio... 10 gradi. Ma proprio non si può neanche coprire da nessuna parte, abbiamo sbagliato posto. Cosa? Che ti dici? Si chiude. Che c'è? La serranda? Non ci posso credere, abbiamo la serranda. Guarda, attenzione, in diretta, vai. Ecco il sole tra un po' sparisce. Stop! Adesso. Ecco, e lui subito è convenuto. È buio. Allora sì, vabbè. Che canzone ci abbiamo oggi, Attila? Sara, dedichiamola a Sara. Dedichiamola a Sara Errani, che oggi è in finale contro. Chi lo sa? Chi ha vinto tra la Ivanovic e la Williams? Aspettate qua che ve lo vado a dire. Voi intanto... No, quella l'ho letta appena fa, ma non mi ricordo. Certo, quando mai ti ricordi? Lui lo sa, ma quando. State fermi lì. Arrivo, Fermi, Serena Williams, ecco sì. È in finale contro la Williams, quindi le facciamo. Dedichiamo a Sara questa. Dedichiamo a Sara Errani, Errani si chiama, che ieri ho avuto il piacere di conoscere, ho conosciuto ieri. E sperando proprio che vinca. Dice, ma è difficile, la Williams è fortissima e chi se ne frega. La pallina, come si dice? La pallina è? È rotonda. Esferica anche. Esferica. Sferica. Quindi dedicata a Sara, prego. Sara, svegliati è primavera. Sara, 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 Sara. Sono le 5 e tu non devi andare a scuola. Oh, Sara, ti devi dimenticare che un giorno ti sposerò. Ogni mattina, se ti svegli, nascerà. Na 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 na. Sara, 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 Rani, Rani. Na 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 na. Oh, Sara, delle macchine. Ti devi navigare. Adesso non ti sposerò. Poi anche Giorgi che un giorno ti ricorderà. Agonia, buongiorno, buona domenica a tutti. Forza Sara. Forza Sara, oggi in finale. Finale. E poi c'è anche il doppio. Il doppio. La finale del doppio, quindi oggi sarà...